nei boschi. Nei boschi. Una pietra prese fuoco. Il castello prese fuoco. La foresta prese fuoco. Gli uomini presero fuoco, le donne presero fuoco, i pesci presero fuoco, gli uccelli presero fuoco, l'acqua prese fuoco, il cielo prese fuoco, il fumo prese fuoco, il fuoco prese fuoco, il prese fuoco, il fuoco prese fuoco. A me ha dato i brividi alla schiena. Eppure c'era un certo calore in quei versi. Io li ho trovati meravigliosi. Questo poi... Non esageriamo. Va bene, sono cose molto soggettive. Ma questa è la mia visione del mondo, il mio sogno, il mio ideale. E poi mi fa venire in mente che devo andarmene. Poiché non avete orologi, io esattamente tra 3 quarti d'ora e 16 minuti ho un incendio all'altro capo della città. Devo sbrigarmi, purché non sia un granché. Di che cosa si tratterà? Di un piccolo fuoco di camino? Ancor meno, un fuoco di paglia e un piccolo bruciore di stomaco. Allora, nostro malgrado, lei ci lascia. Oh, la sua compagnia è stata delle più piacevoli. Grazie a lei abbiamo passato un quarto d'ora veramente cartesiano. A proposito... E la cantatrice calva? Si pettina sempre allo stesso modo, no? E allora, saluti alla compagnia. Buona fortuna e buon fuoco. Grazie per il bene di tutti. Buon fuoco. Allora io vado. Grazie, arrivederci. Buon fuoco, arrivederci. Posso regalare un coltello tascabile a mio fratello, ma voi non potete regalare l'Irlanda a vostro nonno. Si cammina con i piedi, ma ci si riscalda con l'elettricità o con il carbone. Beh, chi vende un ovino oggi, domani avrà un bovino. Nella vita bisogna guardare le cose dalla finestra. Ci si siede sulla sedia quando la sedia non ne ha. Bisogna pensare sempre a tutto. Il soffitto è sopra e il pavimento è sotto. Quando si dice di sì, si fa per dire. Ad ognuno il suo destino. Prendete un circolo, coccolatelo, diventerà vizioso. Il maestro ha letto i fanciulli, ma la gatta allatta i piccoli quando son piccoli. Mentre la vacca ci dà le sue code. Quando sono in campagna, amo la solitudine e la calma. Lei è ancora troppo giovane per cose simili. Oh, Beniamino Franklin aveva ragione, lei è meno tranquilla di lui. Quali sono i 7 giorni della settimana? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Edward is a clerk, his sister Nancy is a typist, and his brother William a shop assistant. Che strana famiglia! Beh, preferisco un uccello in un campo che una viola su una carriola. Meglio il latte a cose fatte che un pazzo in un palazzo. Casa mia, casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia.